Roberto Malotti, non vi riposate ormai da diversi mesi, però questo Tour de Force sembra che stia facendo bene al Montevarchi. I ragazzi sono bravi a ritemprare energie fisiche e mentali, non è una situazione semplice, anzi molto complessa, soprattutto per una rosa giovane. Capire l'importanza delle partite preparandole in pochissimi giorni. Fino ad ora ci siamo riusciti abbastanza bene, però bisognerà continuare a farlo perché altrimenti la situazione potrebbe tornare drammatica come era qualche tempo fa. Tu hai detto comunque che la squadra ha superato alcune difficoltà, ha ripreso regolarmente ad allenarsi e questo le ha permesso di ritrovare compattezza. No, ha superato chiaramente la problematica infortuni in tanti giocatori, anche il Covid ci aveva debilitato. È chiaro, ora finalmente abbiamo una rosa competitiva per potersi allenare e logicamente fare allenamenti in 7, 8, in 9 per un lungo periodo ci ha destabilizzati. Cosa temi più dell'Imolese? Come sempre la difficoltà che si riscontra in questo girone, cioè che chiaramente per far bene, riuscire a far bene devi essere bravo perché nessuno ti regala niente, anzi tutte le domeniche fino alla fine le partite sono combattutissime in generale. Non esiste una meritocrazia assoluta, vedo che insomma c'è un livellamento tale che non esistono partite semplici e quindi chiaramente anche l'Imolese fa parte di quelle squadre che se non affrontate nella maniera giusta ti può creare grandissime difficoltà.